Io volevo presentare, non mi piace chiamarlo ospite perché non è ospite, perché Maurizio è un amico e non è solo un amico, ma ormai è entrato a pieno titolo dentro il CIR, tant'è vero che bisogna dirlo, è consigliere del CIR da 15-20 giorni all'incirca. Quindi Esatto. a seguito del rinnovo delle elezioni del consiglio direttivo, lui da socio è stato eletto al consiglio direttivo. E di questo noi non possiamo che essere contenti tutti quanti, perché Maurizio, oltre ad avere una enorme esperienza come acquariofilo, è una persona che può dare tanto all'acquariofilia, l'ha data e continuerà a darlo. E quindi è una persona attiva, volitiva, e secondo me era forse il migliore acquisto che potesse fare il CIR, anche per toglierlo da quella connotazione prettamente romana. Noi siamo un circolo, un'associazione, club ittiologico romano, ma ormai siamo in tutta Italia. Per citare alcune regioni in cui siamo presenti, abbiamo soci dal Piemonte, dalla Lombardia, dal Veneto, dalla Toscana, ne abbiamo parecchi dalla Toscana, dalla Calabria, insomma un po' dappertutto. Ho dimenticato sicuramente qualche regione, mi scuso con i soci per i quali non ho citato la regione. E Maurizio rappresenta proprio questa evoluzione del CIR. Maurizio, vuoi dire qualcosa prima che ti presenti la serata? Io chiaramente sono molto contento, anche perché, diciamo, insomma, noi siamo nati tantissimi anni fa con Andrea, con Paolo Bernardi e con altri, con Emi, eccetera, eccetera. Ognuno chiaramente la propria associazione. Poi voi di Roma avete resistito quando le altre associazioni poi sono state spazzate via. Quindi è stata una bella prova di coesione, di forza e di costanza la vostra, che vi ha portato ad oggi, secondo me, ad essere insieme ad altre associazioni, ma secondo me un po' meno, come posso dire, che si stanno ampliando, ma rimangono un po' nei loro canoni. È stata l'unica realtà italiana, o una delle poche, veramente degna di nota e soprattutto con persone molto preparate, perché mi pare di capire, chi più chi meno, ma tutti i soci del CIR hanno un notevole bagaglio di esperienza negli acquari, e possono essere quindi punti di riferimento per tanti tanti appassionati e contrapporsi al Far West che c'è nel web. Quindi io, quando magari avrete visto anche nei miei video di YouTube, eccetera, genere parlo sempre del CIR, dico sempre che è un ottimo punto di incontro per avere fonti attendibili per quanto riguarda la conoscenza del nostro mondo e dell'acquariofilia in generale. Io non posso essere quindi che contento di essere stato eletto consigliere, e niente, quindi da questa somma contentezza, mi ripeto, sono contento di presentare il mio libro anche qua da voi. Bene, allora se mi permetti io comincio a far vedere Assolutamente. qualcosa. Allora, questo è il libro che Maurizio ha da poco pubblicato. Ecco qua, purtroppo l'effetto chroma key crea qualche problema. Buonanotte, i tetra, guida facile ai caracidi di acquario. Maurizio, io ho avuto la fortuna anche di vederlo con un'ampia anteprima. Molto anteprima, infatti ti ho messo nei ringraziamenti perché te lo sei Accidenti. sciroppato circa un anno fa, perché poi il tempo è sempre stato tiranno. Ma se mi consenti, vorrei parlare della storia di questo libro, perché questo libro, che sono comunque 167 pagine, e quindi è venuto fuori, insomma, un discreto lavoro, è nato ben una ventina di anni fa. Io 20 anni fa, cosa ho fatto? Ho fatto tutte le foto che vedete dentro, che sono tutte mie, qualcuna più bella, qualcuna forse riuscita meno bene, ma comunque sono tutte mio copyright, quindi non c'è nessun problema di fotografia. E era nato 20 anni fa sotto il consiglio del dottor Massimo Infanti, che ringrazio ancora adesso, uno dei più bravi veterinari italiani. E mi ha detto: "Maurizio, ma tu conosci bene tutti questi pesciolini, magari fai un libro".
e dovevo scriverlo per una nota casa editrice. Fatto sta che poi alla fine il progetto andò in cantina, ma il Word mi rimase, e così come le foto, che ai tempi sviluppai tutte in diapositive, ok? 2 anni fa, 2 o 3 anni fa, ritornando un po' nel mondo acquatico, dopo un periodo di quiescenza dovuto a motivi personali, eccetera, eccetera, mi sono detto, beh, e riprendere la polvere, cosa facciamo? Diamogli un'occhiata, lo rinfreschiamo, inseriamo cose nuove e poi vediamo di capire come, in che modo si può pubblicare. Ed è quello che ho fatto. Amazon mi ha dato una grossa mano su questo perché è venduto su Amazon. E niente, quindi ho pensato bene di pubblicare questa cosa di cui sono molto orgoglioso. Certo, ci sono forse libri più belli, più accattivanti, eccetera, però sono tutte foto mie. E ricordatevi che in nessun libro di Pesciolini difficilmente troverete i genitori e i figli sulla stessa pagina. Quindi è sulla prima facciata, perché sulla prima facciata vediamo dei cardinali piccoli con gli adulti sotto. Ok, questo è un po' il riassunto di questo libro, che vuole portare diciamo, alla luce quello che io ho potuto apprendere in quasi 40 anni di allevamento di questi pesci. Io vi dico che le prime prove di riproduzione, per esempio, dei neon, le feci. Credo quando l'Italia vinse i mondiali nell'82, ovviamente andarono tutte a scatafascio perché non c'era l'acquasmosi, non c'era la conoscenza che c'è adesso, non c'era tutto quello di cui noi adesso abbiamo a disposizione, dove anche persone relativamente inesperte, o meglio, relativamente esperte, ultimamente hanno fatto il cardinale. C'è una ragazza, si chiama Angela, che recentemente è riuscita a fare la prima esperienza ai cardinali, anche lei, seguendo un po' i video di YouTube e un po' i consigli che gli davo. Quindi, cioè, sdoganando un po' il fatto che questi pesciolini siano così difficili da poter ricreare a casa nostra. Maurizio, ti volevo chiedere, volevo cogliere l'occasione per far Interrompetemi capire. tranquillamente, senza problema, perché io poi vado a ruota libera e Ma quindi tra mi perdo nei l'altro, meandri dei miei se tu sei discorsi. d'accordo, io direi anche di, se vogliono, anche gli altri partecipanti alla videoconferenza di manifestarsi e fare le domande, se vogliono. Io Sì, però volevo, ma certo, ecco, volevo ma fare certo, perché un sì. momento, il punto della situazione, perché tu in questo libro riassumi 30 anni e a oltre, forse anche di più, 40, perché i mondiali di calcio noi li vincemmo nell'82, 40 anni Esatto, di stabilito, esperienze grande. con i Caracidi, e per far capire quello che è il contenuto del libro, potresti ad esempio farci vedere il sommario, perché io lo Sì. conosco, sono 7 capitoli, giusto? Certo, Puoi condividere? assolutamente. Allora, io non so se si vede la condivisa, Andre, tu la vedi? Al Si momento vede? no, devi condividere lo schermo con Condivido il tastino del schermo. computer. Allora, aspettate che condivido lo schermo, giustamente. Ok, perfetto. Condividi. Si Ok, vede? sì. A Ok, questa è la parte, prefazione che io mi praticamente. concentrerei proprio sull'indice, così facciamo capire come è strutturato il Sì, libro. certo. I Caracidi, neon e C, tutto quello che serve a sapere per averli sempre scintillanti in salute. Questi erano i miei cardinali F1 che avevo fatto oltre 20 anni fa, quindi è tutta roba made in Italy questa qua. E tra l'altro vivevano con gli handler senza alcun problema. Allora, Ecco qua il nostro indice, perfetto. capitolo 1. Iniziamo a conoscere, chiaramente qua si parla un po' della biologia generale, cioè si parla dalle branchiospine a come è l'apparato di Weber, a diciamo come sono fatti loro, cioè che no, hanno denti mascellari non faringei, al contrario dei ciprinidi, e tutta una serie di informazioni di fisiologia generale, chiaramente estremamente semplice perché io non sono biologo, quindi ho attinto queste cose attraverso la bibliografia, attraverso la conoscenza generale che ho comunque dei pesci perché mi incuriosisce sempre leggere, e ho riportato un po' una descrizione generale
di come sono fatti i nostri caracidi, chi ha la pinna adiposa, per esempio, o per esempio ci sono i caracidi che a fecondazione interna, i adesso non mi ricordo, c'è nel libro comunque, perché non è proprio facile ricordarsi tutto. Comunque cioè, sono una famiglia di caracidi molto particolari che producono uova fertili tramite fecondazione interna. E quindi non avviene un accoppiamento normale come per gli altri caracidi, ma hanno appunto questa via di mezzo fra i poicilidi, che sono ovovivipari, e altri pesci invece che sono a fecondazione esterna, ma con l'espulsione contemporanea dei prodotti sessuali. Invece loro hanno fecondazione interna e poi le femmine depongono le uova attaccate ai substrati. Questa è una cosa molto molto curiosa, difficile trovarli in commercio, e mi pare il genere è la famiglia Paragoniates, qualcosa del genere, comunque c'è nel libro. Qui è un po' della fisiologia generale nel capitolo 1. Nel capitolo 2, l'acquario ideale per i tetra. Allora, indubbiamente un acquario ideale è, secondo me, una vasca relativamente ampia in base al tipo di nuoto che hanno gli animali. Per esempio, bisogna capire che Petitelle e Paracheridon sono due mondi totalmente opposti. Le Petitelle sono grandissimi nuotatori, Paracheridon invece generalmente rimangono abbastanza stanziali sotto dei ripari. Nella serata che abbiamo fatto con il grandissimo Ivan Mikolci, che io ogni tanto cito e nomino, io gli feci una domanda molto particolare. Gli chiesi: ma Ivan, ma è vero che i caracidi formano grandi banchi e vanno in giro sempre in gruppo, eccetera, eccetera? Lui molto candidamente mi rispose che non era vero, che andavano in giro durante il giorno a formazioni di 10-20 esemplari, senza fare delle nuotate particolari, ma era la sera che si radunavano in banchi fitti per essere più protetti dai predatori. Quindi mi fece questa sua nota che mi è proprio rimasta attaccata come un tatuaggio. Parleremo anche della differenza di comportamento tra un pesce che sta bene e un pesce impaurito. A prescindere dai pesci prettamente di branco, come le petitelle in generale, i caracidi non è vero che stanno sempre in gruppo, cioè vivono in gruppo, ma si ritagliano dei piccoli territori. Un caracide che sta bene si ritaglia un piccolo territorio, solo quando hanno paura, per esempio, vanno in giro tutti insieme. Infatti, nei negozi, i pesci che vediamo noi, i caracidi in generale, i neon, che sono quelli più famosi, più visibili, sono sempre fitti fitti come sardine. Ma se noi li mettiamo in acquari normali, molto spesso li vedremo litigare. Cioè, molto spesso capita che litigano perché si ritagliano un piccolo spazio adiacente l'uno all'altro, ma in quello spazio vive quei 5-10 centimetri quadrati, ci sta solo un neon, solo un cardinale. Che attenzione, hanno comportamenti diversi, per esempio, rispetto agli asemani, ai bolchea, o per esempio agli stessi cimnocorimbus, o per esempio altri tipi di fessobricone e demigrammis. Cioè, ogni pesce ha una sua peculiarità. Quindi la corretta gestione, ovviamente i cambi dell'acqua, l'alimentazione. Ah, un'altra cosa che volevo dirvi, che non è vero che i caracidi vivono tutti in acque scure, ok? Cioè, i neon, i cardinali e molti altri che pensiamo esclusivamente in acque scure, quindi noi pensiamo che facendo un black water gli andiamo incontro, non è così. Ci sono testimonianze sempre di Ivan Mikolci, che per me è un mito, che ci fa vedere tranquillamente i cardinali nuotare in acque chiare, per cui anche questo mito è un po' da sfatare. Ad esempio, L'acquario giusto ideale per è quello. fare un esempio, Maurizio, tu Dimmi. nel libro tratti generalmente specie che sono normalmente di comune reperibilità, ma ci Sì. sono alcuni caracidi, mi vengono in mente, non so, le Mencausiae coi, che non sono molto comuni, che sono di grandi dimensioni, per cui un acquario di dimensioni 40-100 litri è insufficiente, e tra l'altro vivono in acque chiare. Giusto per fare un esempio. No, ma poi tu giustamente mi fai un giustissimo assist. Allora, premetto che io non ho mai allevato quei pesci, so che li hai avuti tu, ma da quello che mi pare di aver capito, tra l'altro sono reofili, hanno anche tantissima corrente. Quindi Spiccatamente reofili, spiccatamente peraltro, reofili, molto. cosa da non sottovalutare nel momento in cui noi facciamo la vasca. Quindi, questo è l'acquario che va bene un po' per tutti i tetra che troviamo in commercio, che deve avere comunque vegetazione,
relativamente abbondante perché amano comunque ripararsi, perché non dimentichiamoci che i caracidi sono la pappa per un mare di pesci, per cui loro tendenzialmente sono pesciolini timidi, ecco perché a volte magari, soprattutto le specie più piccole, i stimulans, magari le amandae, magari gli neon stessi, quando li vediamo che sono un po' imboscati è perché comunque hanno paura, adagio adagio questa cosa passa e acquisiranno un comportamento un po' più spavaldo e meno impaurito. Però è una cosa del tutto normale, perché loro comunque sono prede in natura, sono pesci piccoli, ma predati dai pesci più grossi, dagli uccelli e da tutta una serie di creature, penso anche alle tartarughe che ci sono lì in quelle zone, e chiaramente mangiano pesci. Quindi, poi andando alla corretta gestione, parlo in generale di come smaltire gli azotati, il filtro, i materiali filtranti, quanto deve essere il rapporto portata a pompa del filtro rispetto alla grandezza della vasca, tutto quello che è inerente il mantenimento e la manutenzione dell'acquario, il cambio d'acqua, che è molto importante, che non dimentichiamo che dove vivono i caracidi ci sono dei cambi d'acqua incredibili. Faccio un esempio classico, io delle Amazzoni, lo sapete tutti, fra dry season e rainy season girano circa 20-30 metri, quindi immaginatevi voi, cioè, ci sono delle piene in natura che, come posso dire, ridisegnano il corso fluviale. Quando vedete un fiume che ha molte anse, e molto spesso durante le piene, queste curve, quando sono troppo grosse, vengono spaccate, il fiume va dritto e rimangono ai lati del fiume, creando proprio delle pozze laterali, dei laghi abbastanza grandi, laterali al fiume, dove c'è l'acqua chiaramente che non ha tutto quel ricambio dove c'è la corrente, ma per dire che un fiume cambia corso per quanta acqua può ricevere in determinate situazioni. Per cui è anche vero che il cambio d'acqua per questi pesci è fondamentale, come del resto l'alimentazione. Non sono eccessivamente lo diciamo dopo, perché parla del capitolo 5. Dopo la gestione parlo di tutti i pesci uno a uno, quindi tutte le specie, i Gymnocorhynchus, gli Emigramus, gli ex Emigramus caudiovitatus, che adesso si chiamano i Festobriconesizi, se non sbaglio, ci sono la Mancasa Pitteri, c'è la Semanianaria, la Bolchea, i Taieria, i vari Emigramus, gli Impaictis Kerri, i Nematobriconi, dico insieme perché sono simili, ma anch'essi non hanno nulla a che vedere gli uni con gli altri, Petitelle, le tre nuove, le tre petitelle che dalla nuova revisione tassonomica sono l'ex Emigramus Bleri, l'ex Emigramus Rhodostomus e la petitella Georgiae, adesso sono diventate tutti petitelle, quindi petitella Bleri, petitella Georgiae e petitella Rhodostoma, sono i cosiddetti raminose in inglese, sono anch'essi, ecco, loro devono sempre vivere in gruppi, in acquari grandi, perché loro sono veramente notevoli nuotatori, ma non sono solamente i petitella che sono grandi nuotatori. I grandi nuotatori sono i Bolchea, gli Asemania, sono veramente molto molto veloci e hanno bisogno di spazi relativamente grandi, soprattutto per esempio gli Asemania e i Bolchea, perché hanno i maschietti che a volte possono diventare un po' rompiscatole. La cosa curiosa degli Asemania, che li aveva riprodotti il mio amico Andrea Meazza, è che fa le uova nere, quindi una particolarità, e anche gli avanotti, e quindi una piccola particolarità. Questo per quanto riguarda, conosciamoli, ho messo dentro gli amandae, che sono i più piccoli di tutti, sono relativamente semplici, in vasche monospecifiche chiaramente loro hanno un modo di comunque far sopravvivere i piccoli, riescono comunque, diciamo che se abbiamo un monospecifico di amandae, facilmente possiamo ottenere la riproduzione spontanea senza grossi problemi. Abbiamo i Phaenacogramus come rappresentanti della zona africana, perché comunque Sud America e Africa sono due mondi speculari che sono stati poi divisi dall'Oceano Atlantico, ma i progenitori dei caracidi sono gli stessi sia per quelli sudamericani sia per quelli dell'Africa occidentale, quindi bacino, ecco, Congo, Niger, eccetera eccetera. Una cosa, se mi permetti, volevo far presente, magari se prendi anche una pagina, ad esempio nella pagina dove ci sono le specie, come è impostato il libro? Tu metti il nome comune, i sinonimi, le origini, le dimensioni, le caratteristiche riguardanti il dimorfismo sessuale, le principali caratteristiche comportamentali,
le caratteristiche per un allevamento, per l'allevamento, le temperature, il range di temperatura all'interno dei quali, diciamo, loro si trovano maggiormente a loro agio, parli della Grazie Andrea che mi fai riproduzione, gli assist, che parli poi della riproduzione e parli poi dell'alimentazione. Quindi, e tutte le esatto. specie sono poi esaminate con questo, diciamo, con questo format. Esattamente, esattamente. Prendiamo per esempio il Pachyrhodon innesi, questi erano dei miei pesci, chiaramente le foto sempre mie. Ecco, il nome comune, i sinonimi, le origini, le dimensioni, il dimorfismo, il comportamento, l'allevamento, le temperature e un'ampia descrizione della riproduzione. Allora, tenete presente che come punto di partenza si parte sempre dal neon come riproduzione e dal cardinale. Perché dico neon e cardinale? Perché quando nascono sono diversi. Nel senso, il neon è più piccolo e va nutrito con degli infusori. I cardinali sono leggermente più grandi, possono essere già nutriti, per esempio, con l'artemia. Diciamo che mediamente ed empiricamente tutti quei tetra, tutti quei caracidi che da adulti superano o raggiungono i 5 centimetri, quando nascono, possono essere nutriti con artemia. Quelli che rimangono più piccoli invece dovrebbero essere nutriti con infusori e paramecii. Questa è una regola empirica, se vogliamo metterla un po' sul facile, però chiaramente poi ogni specie magari ha delle piccole differenze l'una con le altre. Però tendenzialmente, per esempio, i Gymnocorymus, i Pristella, gli Hemigrammus caudiovitatus, i nematobricon e altri, quando nascono, sono un po' più grandi, possono essere nutriti con i napoli d'artemia appena schiusi. Invece, per esempio, i neon, gli Hemigrammus erythrozoonus, i Tessobricon amandae e altri che rimangono un po' più piccini, chiaramente quando nascono sono lunghi, quel mezzo millimetro in meno che però non gli consente di nutrirsi immediatamente di napoli d'artemia. Anche se, a dire la verità, esistono dei napoli che vengono venduti a caro prezzo che arrivano ai 250 micron. Questo è una news che ho sentito da poco. Li usano in acquacoltura marina perché diciamo che l'acquacoltura marina sta facendo i passi da gigante e sta dei pesci tropicali, non parlo di per alimentare, ma stanno facendo dei passi da gigante perché comunque sappiamo benissimo quanto ormai sia difficile poter acquistare pesci marini oggi come oggi, e soprattutto a prezzi spropositati. Basta vedere Zebrasoma e Flavescens a che cifre è arrivato, veramente improponibili. Detto ciò, carissimo Andrea, tu che hai sempre tutto sotto controllo, diamo, ecco, una chicca, per esempio, in questo libro, a dimostrazione che i cardinali sono allevati sono ancora i wild, ma non sono più così numerosi come una volta, un cardinale albino. Okay? Questo ci fa capire che i cardinali vengono allevati in cattività, ma già da diverso tempo. I maestri ciechi lo fanno già da diverso tempo. E devo dire la verità, da un certo punto di vista, i cardinali sono pure più facili dei neon, perché i neon all'inizio con i paramecii è un po'. Non è facile. I cardinali mangiano da subito l'artemia. E quindi ci facilita molto. L'unica cosa dei piccoli caracini è che quando sono piccolini, per 2 settimane mangiano solo quello che gli passa davanti al muso. Quindi il problema grosso è avere una giusta densità di organismi alimentari, tali per cui possono essere incrociati dei piccoli caracini più volte durante l'arco della giornata, altrimenti morirebbero di fame. Questa è una delle difficoltà nell'allevamento dei caracini, che non sono attivi predatori, come per esempio, non so, piccoli ciprinidi, i betta, i colisa, gli anabantidi in generale. Loro sono fermi, cioè non li vedete. E io nell'ultima riproduzione che ho fatto dei neon, che me ne sono sbucati fuori un centinaio, ma io pensavo di averne 30-40. È vero che avevo un ciuffo di muschio di vescicolare che era abbastanza grande, però non pensavo veramente una schiusa incredibilmente elevata come questa. Tra l'altro, ho avuto anche delle perdite nella prima settimana, probabilmente piccole creature malformate che non ce l'hanno fatta a superare. Li ho contati circa un 10-15
un 10% di quelli che erano nati purtroppo non avevano le condizioni fisiche per poter nuotare bene, quindi poi sono morti. Però veramente una schiusa incredibile. Per esempio, mi sono andato a estrapolarmi queste tabelle dove ci dicono la mortalità dei cardinali a seconda della temperatura e a secondo anche del pH. E, è incredibile che a pH 3,6 la mortalità sia del 100%. pH 5,2 sia del 2,5%, okay, 2,5%, e poi dopo cos'è che c'è anche? Vediamo un pochino, mi manca. Allora, una è la mortalità in funzione della temperatura, l'altra in funzione del Sì, no, pH. infatti, esatto, in funzione del pH, però qua ho pH che mi va fino a 6. Deve esserci anche l'altra, no, vabbè, comunque mi dava anche degli altri. Avevo un'altra tabella che però non ho messo, che mi dava anche su pH più elevati, quindi era molto interessante anche questa cosa qua. Dunque, un pochino, se riesco ad andare avanti, ok. Qui poi va bene la temperatura, anche qua la riproduzione. Ci sono i link per andare a vedere i video su YouTube. Poi, adagio adagio, andiamo a vedere tutte le altre specie. Ho messo prima i tre Paracheridon perché sono quelli un po' più comuni, un po' più conosciuti, anche perché hanno dei comportamenti abbastanza simili. Quindi, ecco, per esempio, Paracheridon simulans, che io non ho mai avuto il piacere di far nascere, comunque dimensioni, arriviamo a meno di 4 centimetri, sono molto più piccoli rispetto per esempio agli innesi, e ve lo posso confermare perché in questo momento ce li ho insieme, e i Simulans sono, a parte una femmina che è abbastanza grandina, ma sono almeno un terzo inferiore rispetto ai Neon. Anche qua faccio cenni sulla riproduzione, sulle temperature più idonee per il loro mantenimento, alimentazione e quant'altro. Facciamo una carrellata di tutte le specie che sono descritte, l'Immigramus erythrozoonus, poi che abbiamo? L'Immigramus herpetaxerodi, il famoso neon nero, il neon rosso prima e il neon nero adesso. Sempre le origini, dimensioni. Poi l'Immigramus caudiovitatus, io lo chiamo così, ma nell'ultima revisione gli è stato attribuito il nome di Ifelsobricon mysitzi. È un pesce molto robusto, l'ho visto veramente nuotare nelle fogne, una cosa incredibile. Acquari veramente trasandati, tralasciati, diventa abbastanza grande e fa veramente un mare di uova. La femmina, non so quante uova faccia, ma secondo me più di 500, perché ne fanno veramente parecchi. Possono essere riprodotti anche in acque con durezze medio-basse, ma senza arrivare agli estremi, per esempio, del Pachyrodon, dove si viaggia a conduttività intorno ai 20, ai 50, 60 microsiemens. Loro pensano anche che con 2 gradi di GH, 2-3 gradi di GH, anche 4 non hanno grossi E problemi. tra l'altro non hanno grossi problemi di temperatura, perché essendo Tra la, abbastanza esatto, meridionali. giusto, corretta l'osservazione. Esatto, infatti come temperatura qua ho segnato 15-28, perché sono quei tetra ad acqua temperata. Infatti, In questo periodo in cui le bollette sono aumentate esatto. notevolmente, avere anche pesci che non richiedono riscaldamenti particolarmente elevati non fa male. Grazie per l'assist, Andrea, e faccio notare una cosa, che i pesci argentini facilmente non necessitano di riscaldatore. Lo stesso Gymnocorymbus, o se vogliamo vedere Apistogramma borelli. E questi pesci possono essere tenuti tranquillamente senza riscaldatore, a patto chiaramente di non andare sotto zero. Sebbene, sulla rivista Aquarium di alcuni anni fa, io avevo letto che hanno ritrovato dei borelli addirittura a 6 gradi, quindi robe abbastanza incredibili. Però ultimamente diciamo che le persone stanno un po' ampliando il loro modo di allevare i pesci, soprattutto le temperature a cui tenerli. Ma poi sappiamo che Quindi. anche se non sono caracidi, sono ciclidi, i balzani, sono classici pesci d'acqua temperata, anzi hanno bisogno di un periodo di acqua fresca. Certo, ma infatti soprattutto per molti pesci lo sbalzo stagionale è sicuramente corroborante e aiuta. Io devo essere sincero, non
Ovviamente c'entrerà anche l'alimentazione, c'entrerà il cambio d'acqua, c'entrerà la sabbia che magari mantiene più igiene, eccetera. Ma io da quando non metto più il riscaldatore non ho più ictio. Cioè, ovviamente non sto parlando di ramirezi, scalari e pesci che necessitano temperature costanti, magari oltre i 24 gradi. Attenzione, sto dicendo quello. Sto parlando di pesciolini, gli stessi stimulans che dovrebbero stare a temperature più elevate. Io li sto tenendo adesso fra i 18 e i 20 gradi. E quindi, cioè, è così. So che sto forzando un po' la mano, però non ha problemi. C'è una femmina che è ciccionissima. Ecco, una cosa invece che ho notato, ho visto fare i giochi amorosi dei Simulans, però a 28 gradi, quindi quest'estate. Ecco che la differenza con gli innesi si riscontra soprattutto anche per questa cosa, cioè gli innesi a 20 gradi riproducono tranquillamente, i simulans hanno bisogno di temperature più elevate. Gli axolotli si posizionano un po' a metà, perché per loro i 24, 25, 26 va benissimo per riproduzione. Quindi se volete farvi una bella schiera di cardinali, basta che andate a prendere due o tre coppie, perché i cardinali difficilmente si riproducono con una coppia sola perché sono molto timidi, è una bella vaschetta intorno ai 15-20 litri. E così potete fare il vostro gruppo di cardinali. Non sarebbe una cattiva idea, eh? Quindi chi ha tempo e voglia e gli piacciono questi pesci potrà tranquillamente cimentarsi in questa avventura. Non è assolutamente difficile, basta vedere un attimino come quello che viene fatto per la riproduzione di altri piccoli pesci. Quindi di base la reticella sul fondo, un ciuffo di musca in mezzo, valori tendenzialmente molto bassi. Qui sì che entra in gioco in maniera abbastanza sostanziosa sia pH che conduttività, e quindi bisogna rispettare questi canoni, perché altrimenti poi non si chiude, non abbiamo delle schiuse che vorremmo, addirittura non nasce proprio un cavolo. Quindi e quindi è consigliabile mantenere i valori per la riproduzione che siano molto molto tassativi e rigidi. Poi, vabbè, abbiamo gli Emigramus Ulker, anche questi, gli Emigramus Occellifer, che sono quasi uguali e comunque sono pesciolini estremamente semplici da tenere. I Rod-Y hanno una particolarità: praticamente quelli selvatici sono parassitati da alcuni vermi della pelle. E loro cosa fanno? Emettono la guanina per proteggersi e hanno dei colori molto molto più accesi, che poi perdono in cattività perché questi parassiti alla fine non riescono a sopravvivere nelle nostre vasche di cattività. E, è un bellissimo pesciolino, l'ha riprodotto anche questo mio amico Andrea Meazza, senza troppe difficoltà, e molti non lo conoscono neanche perché probabilmente, essendo che in vasche di vendita rimane un pochino grigetto, non attira l'attenzione delle persone. Attenzione, i caracidi in generale, a parte forse i non cardinali, ma per dare il meglio di se stesso devono stare bene, perché sennò non tirano fuori i colori. Per cui alimentazione, acqua, alimentazione abbondante e diversificata e acqua pulita fa sì che possano dare il meglio di loro stessi. Questa è una curiosità del Rodway, perché quando uno li guarda particolarmente lucenti, perché sono parassitati da questi vermi della pelle, che però non sono infettivi e attaccano solo questa specie qua. E qua si parla di dimorfismo sessuale, che tendenzialmente nei caracidi la femmina è più grossa e i maschi sono generalmente più snelli, anche lui non ha particolari esigenze di temperatura. Eccoli gli Emigramus, i Rhodostomus. E l'ultima revisione, Petitella rhodostomo, ho messo anche chiaramente l'ultima revisione. Io, come ho specificato anche nell'introduzione, io mantengo i nomi più comuni, più in voga, e non sono stato a guardare le ultime revisioni, dopo tutto le ho messe, perché altrimenti non si finisce più, perché l'anno prossimo può darsi che si chiami in un altro modo questo pesce. Ecco perché magari su alcuni ho lasciato un nome un po' magari non aggiornato, ma proprio perché gli aggiornamenti sono quotidiani, per cui se oggi metto un nome, domani è già cambiato. No, dall'ultima revisione che ho potuto verificare, adesso si chiama Petitella rhodostoma. Molto intelligentemente, gli ittiologi hanno raggruppato sotto lo stesso genere la Petitella Georgia, come dicevo prima, l'Emigramus rhodostomus e l'Emigramus bleri. Ok?
Questo invece è l'Emigramus bleri, si riconosce dal Rhodostomus perché il Rhodostomus ha la parte rossa che è meno accentuata rispetto al bleri e poi è un po' più robusto. Diciamo che all'80% in commercio troviamo soprattutto l'Emigramus bleri e non il Rhodostomus. Tra l'altro anche il rosso è abbastanza semplice da riprodurre, quindi fatevi una bella nidiata di Emigramus rhodostomus che sono bellissimi, che sono molto molto velocemente, molto molto velocemente. Anche loro, da piccoli, mangiano subito Naupli d'Artemia. Poi vediamo, chiaramente questo, e qui un disegnino che ho recuperato per far vedere la differenza fra i tre ruminose e gli appartenenti al genere Petitella. Ecco, fantastico, il pesce brico flammus, questo è uno dei pochi pesci che ho visto vivere anche a 10 gradi, pochi pesci, scusate, pochi caracini, a 10 gradi, è anche lui argentino, non, se non sbaglio, dovrebbe essere, no, Brasile orientale, ho detto infatti la, giustamente. Comunque è un pesce che esiste molto bene nelle culture basse, uno che ci può aiutare a risparmiare energetico, tranquillamente alle temperature del riscaldatore. Diventa molto bello se abbiamo le condizioni adatte e le femmine fanno molte, molte, molte uova, anche loro sono molto, molto prolifici. Poi un pochino, va bene, il pesce brico putriprinis, il tetralimone, diventa giallo, molto bello anche lui, se nelle condizioni, ottimali. Poi vediamo un pochino, il pesce brico roberzi. Qui dice praticamente che potrebbe essere forme di incroci con i pessobricon bentosi, però siamo sempre diciamo nell'area delle ipotesi. Sono molto belle, a me piacciono molto tutti i caracini di cui i maschi hanno la pinna dorsale allungata, come i bentosi, i megalopodus megalopterus, che si chiama il pessobricon megalopterus e quant'altro. Sono molto molto belli e mi piacciono, diventano abbastanza grandi, sono tutti relativamente semplici da riprodurre, tranne il rubrostigma, che invece ci sono un po' di difficoltà. Questo è un bentosi maschio, la pinna dorsale estremamente allungata, e questo è un giovane esemplare maschio, ma gli adulti possono arrivare ad avere la pinna dorsale che tocca quasi la pinna anale, senza grossi problemi di allevamento. Io anche questi qua li ho fatti, sono bellissimi, molto carini. Il discorso è che quando sono in crescita praticamente non c'è dimorfismo sessuale, sembrano tutte femmine, quindi sono rosati con le pinnettine rossine. Sono molto carini anche da piccolini. Ecco, questo qua, l'eritrostigma o rubrostigma, che dir si voglia, ed è uno di quelli difficili da riprodurre. E quindi è un bell'animale, diventa abbastanza grande, molto appariscente. Questa nella foto è una femmina, perché ha la pinna dorsale limitata. Anche il rubrostigma o l'eritrostigma è un pesce che ha il cui maschio ha la pinna dorsale molto molto sviluppata. Bellissimo, soprattutto in vasche grandi. Chiaramente qua bisogna fare vasche almeno 100-150 litri per questo pesce qui. Vediamo un pochino. Va bene, il pesce brico callistus, uno dei cattivelli che tendono a mordicchiare le pinne, come i serpae, o il serpe in latino. L'Anchiocharax, pesce molto robusto anche lei, argentino. Non Poi facilissimo da vediamo trovare, non un pochino. Eh? facilissimo, non Non facilissimo da facilissimo. trovare. Io Una volta lo abbastanza in commercio c'era l'Astyanax, il caracide cieco delle caverne, vive, è messicano e vive in Messico, in Texas, comunque in America centrale, ha la caratteristica appunto di essere totalmente cieco, però ha un grandissimo olfatto. Infatti, come si nutre tranquillamente in mezzo agli altri pesci perché riesce a percepire l'alimento semplicemente attraverso l'olfatto. Tra l'altro, che ha un senso molto molto sviluppato nei pesci, quindi lui l'ha proprio accentuato ancora di più. La curiosità di questo pesce è che appena nato ha gli occhi, e adagio adagio, man mano che cresce, vengono riassorbiti. Maurizio, scusa, anche la Fiocaras anitizi è un pesce di acque temperate, quello appunto dicevo che non si trova facilissimamente. Io l'ho ritrovato qualche mese fa dopo almeno 2 o 3 anni che non riuscivo a vederlo nei Sì, negozi. no, ma purtroppo non ha tanto mercato perché no, non è molto appariscente. Come ripeto, nei negozi questi pesci qua hanno il colore al 10% del loro potenziale.
perché comunque sono sempre stressati, c'è sempre la retina dentro, magari li metto insieme a pesci grossi o comunque l'acqua non è proprio il massimo, e quindi il pesce marino è bello anche quando è morto. Cioè, un pesce acqua dolce appena muore perde il colore dopo 10 minuti, un pesce marino quando muore c'è il colore anche dopo un'ora. Quindi loro attraverso la colorazione ci trasmettono molto del loro stato di salute. Un pesce che ha colori spenti non sta bene, c'è qualcosa che non va, ma anche solo magari come fattore stress. Infatti, so, le vasche di vendita, per esempio, c'è poco arredamento, ci sono quattro piante striminzite, la vasca magari piccola, sono malnutriti o magari l'acqua non è stata cambiata. Cioè, ci sono tutta una serie di situazioni tali per cui questi pesci non riescono a rendere al massimo. Ed ecco perché il loro acquisto, ad eccezione fatta dei cardinali neon, che la loro striscia azzurra e rossa non va via nemmeno quando sono in situazioni non proprio ottimali, però tutti gli altri non danno nemmeno di se stessi, quindi non attirano l'occhio del cliente, quindi non creano commercio, non creano business, quindi non creano interesse da un punto di vista commerciale. Certo, l'appassionato è un altro discorso, però come diceva giustamente Andrea, ti ringrazio di sottolineare ogni volta, anche la Triciara se è un pesce d'acqua temperata. Poi, vabbè, questo qui abbiamo già parlato, la Stianax, Gymnocorymbus, anche lui d'acqua temperata, Rio Paraguay, sempre nella parte sud America, anche qui 15-25 gradi, molto facile da riprodurre, fanno tantissime uova, la cosa simpatica è che spesso per fare uova saltano fuori dall'acqua, quindi vengono proprio fuori a spruzzarle sulle piante anche che magari sono appena al di sopra della superficie. Molto semplice, anche qui 20-22 gradi, i valori acqua medio tenera, senza grossi problemi, pH anche neutro leggermente alcalino, non hanno grossi problemi. Eccolo qua, l'Asemania, questo è un maschietto che è abbronzato, la femmina è più color argentato, diciamo che è un bronzo meno rossiccio. Sono grandissimi nuotatori, hanno la particolarità che a differenza degli altri caraci gli manca la pinna adiposa. E la cosa bella è che nuotano tantissimo, quindi occorrono vasche grandi per loro, cioè non tenete in acquari piccoli questi perché sono sempre in movimento. Tra l'altro, i maschi sono dei rompiscatole pazzeschi, quindi teneteli in gruppo, magari con una sex ratio del 60% femmine, quindi più femmine che maschi, e possono dar fastidio agli altri pesci, perché magari evitate pesci con pinne lunghe, lenti e cose così. Quindi è un bel pesciolino. Come ho detto, la particolarità di fare uova nere e anche gli avanotti appena nati sono neri. Vediamo un pochino, anche qua la temperatura non ha particolari esigenze, alimentazione, va benissimo tutto. Un Impalictis scherri, pesciolino molto semplice, colorato, anche qua in genere sprigiona colori molto molto più accentuati. Ultimamente diciamo gli allevatori hanno creato una varietà blu che è davvero molto molto bella. È un pesciolino tranquillo, facile, sempre da allevare in gruppo, senza grosse necessità. L'Impaictis, qua dovrebbe essere un maschio, anzi sì, è un maschio, in genere diventano molto più belli di questa foto. Questa foto non mi piace tanto, però avevo questa, l'ho dovuta mettere. È bellissimo perché ha un azzurro qua elettrico sugli occhi, ha un peduncolo caudale giallo, e i bordi sulla pinna caudale diventano neri, oltre ad avere il colore generale, questo qua, sulla banda della linea laterale, di un violetto intenso e la banda scura. Sono bellissimi, sono stupendi, sono anche abbastanza grandini, non sono difficili da riprodurre, facilmente in vasche monospecifiche avrete riproduzioni spontanee, ma i maschi sono molto, molto, molto territoriali, per cui anche loro hanno bisogno di vasche almeno di un centinaio di litri, sempre con una sex ratio anche del 30% maschi, quindi meno maschi e più femmine. Non sono difficili da riprodurre, ma attenzione perché i maschi della loro specie diventano abbastanza aggressivi facilmente, e siccome hanno i dentini sulle mascelle, facilmente possono strappare le pinne o ai coinquilini di vasca anche relativamente veloci, tipo compagni altri Impaictis, non parlare di scalari o altre specie. Ovviamente c'è sempre qualcuno che mi dice: no, ma a me, io ho tenuto in Impaictis, ho tenuto questo, ho tenuto quell'altro, non è successo niente. Vero, ma su che percentuale? E poi vale la pena rischiare? Quindi io dico che sì, magari il 20% delle situazioni non crea problemi, però l'80% può crearle. Quindi vasche ampie,
Considerate che i maschi sono relativamente aggressivi. Ok, quindi niente pesci con la pinna lunga. Poi andiamo a vedere. Va bene, Megalopodus, bellissimi. Questo è un maschio giovane, una dorsale scura. Le femmine diventano rosine con le pinnette rosse, sembrano molto i fessobri commentosi da piccoli, sono molto simili. Poi il Megalopodus beglesi rimane più rosso, acquisisce una colorazione rossa maggiore. Soprattutto, ecco, lui ama per esempio le acque scure. Lo svedese per diventare bello bisogna di acque scure, quindi consigliabile fare acque scure. Vabbè, la mamma in casa Santa Filomena, la conosciamo tutti, è un pesce molto robusto, a volte può mostrare anche lei dell'aggressività, ma generalmente quando vengono allevati in modo non corretto. Quindi in modo non corretto è non allevarli in gruppo. Il gruppo vuol dire almeno 8-10 esemplari. Quindi quando noi invece li alleviamo in maniera diversa, mettiamo 2 o 3 esemplari per specie, è facile che questi animali abbiano dei comportamenti aberranti. Gli stessi Gynocorymus possono diventare rompiscatole, gli stessi, per esempio, gli Emigramus caudovitatus, perché ricordiamoci che i caracidi hanno denti mascellari e quindi possono facilmente strappare le pinne dei coinquilini. L'importante è metterli in gruppo. Perché questo è un pesce con una grossa esigenza di temperatura, mangia di tutto, e produzione relativamente semplice. In caso Pitteri, bellissimo, bellissimo pesce, scoperto da non tantissimi anni, forse fra i più recenti dei caracidi. Parliamo di, penso, una quindicina di anni fa, credo, che sia stato commercializzato qua da noi, prima non si vedeva tanto. È molto, molto bello perché ha una colorazione che diventa praticamente dorata, nelle migliori condizioni diventa tutta dorata, con pinne molto molto ampie e raggiunte anche notevoli dimensioni. Un pesce molto tranquillo, io non ho mai avuto problemi con questi esemplari e quindi è un pesce consigliato, diventa molto molto bello, maschio è sempre abbastanza grande anche per questa specie che raggiunge i 70 mm e i maschi hanno pinne più sviluppate rispetto alle femmine. Diventa molto bello e dorato, quindi anche questo qua fra i pesci preferiti. Ricordi, Maurizio, la serata di Ivan Micolgi che ci raccontò di quella zona in Venezuela dove lui Natura purtroppo. aveva trovato appunto le Mancause Pitieri e tornato dopo qualche anno, il Non ha punto trovato in cui le aveva niente. filmate non c'era più perché avevano realizzato dei campi di patate. Quindi Esatto, per delle esatto. patate abbiamo perso una comunità Esatto, importante di Mancause Pitieri esatto, siciliani. esatto, esatto. Sì, una tristezza, fa venire tristezza. Per cui, ecco, poi non dimentichiamo che molti di noi, volendo, insomma, possono anche farsi, tra virgolette, paladini del mantenimento, almeno in cattività, di molte specie di pesci che in natura purtroppo non ci sono più. Mi viene in mente, Andrea, tu mi hai detto che i miei adorati tanitis in natura pare non ci siano più. Ma più che altro stanno pian piano diminuendo, ce ne sono poche zone in cui si trovano, almeno da quello Certo. che ho riscontrato io da reportage, da notizie di gente che è andata sul campo. Certo. No, infatti, quindi Poi i tanicti sono purtroppo. dei pesci comunissimi che tutti quanti noi abbiamo ancora nelle vasche qui Sì, dietro, o esatto. abbiamo avuto in passato. Esatto. Eppure in natura sono diventati sempre più rari. Fa tristezza questo, ci deve fare un po' riflettere anche su dove stiamo andando. Vabbè, comunque. Vabbè, anche qua la descrizione della riproduzione, alimentazione, varie note. Ecco, lo scrivo anche qua, che dice quello che ho detto prima: in commercio sono presenti generalmente esemplari giovani o subadulti, i cui colori non sono completamente sviluppati, cosa questa che raramente attrae lo sguardo dell'acquariofilo medio. Quindi anche in commercio i pitteri non sono così comuni, proprio per questo motivo, perché per avere i colori migliori devono essere grandi e chiaramente avere un pesce grande o comunque mettere in commercio un pesce grande è antieconomico perché bisogna tenerlo più in vasca per farlo crescere. Invece, i caracidi, mediamente fra i 2 e 4 mesi sono pronti per essere commercializzati ad una taglia S rispetto alla specie, ovviamente. Cioè, un neon taglia S ha forse 60 giorni, quelli che vedete normalmente in negozio, fatti da allevatori professionisti, perché comunque chiaramente loro poi il tasso di crescita lo mantengono molto elevato perché danno a mangiare tipo 10 volte al giorno, per cui più mangiano più crescono, hanno i cambi in continuo e per cui tutto è più facile.
Poi, mentre in caso della Columbia, anche questo è un pesce che a volte in negozio non ha colori molto accentuati, un bel blu di fondo e le pinne sono rosse. Si dice che gli esemplari di cattura siano più colorati di quelli in cattività. Io credo che in cattività siano meno colorati perché sono tenuti meno bene rispetto a, cioè comunque vivono meno bene rispetto alle condizioni naturali. Se noi comunque gli forniamo loro buona alimentazione, acqua pulita, anche in cattività riescono a fornirci una bella colorazione, che questo contrasto blu e rosso è molto molto accattivante. Sono dei pesci Un pochino. bellissimi, sono dei pesci Sono pesci fantastici. bellissimi, bravo Andrea, E tra esatto. l'altro li avevo trovati in un negozio, era tanto che non li vedevo, li ho trovati in un negozio, però le condizioni igieniche e sanitarie di quel negozio non m'hanno fatto vincere, diciamo, A volte purtroppo non è per mano la mano dei negozi, poi la sono dei negozi che sono buona qualità. No, estremamente assolutamente. professionali, professionisti, seri e ci sanno dare ottimi consigli. Però è vero anche che purtroppo molti di noi a volte si sono imbattuti in realtà commerciali che non ci hanno per niente soddisfatto. Ma Quindi infatti, secondo me, bisogna anche andare a uscire, bisogna un po' uscire dalla logica di andare a cercare solo il pesce dal prezzo più basso in assoluto. chiaro, chiaro. Perché è come andare a prendere il vino. Se uno va a comprare una bottiglia di vino che costa 1,50 euro, probabilmente dietro c'è qualcosa che non C'è va. l'aceto, c'è. Che non va. Allora, cerchiamo anche di valorizzare alcuni negozi, senza per forza penalizzarne altri, però sappiamo scegliere, dobbiamo imparare anche a scegliere presso cui chi rivolgerci. Una delle iniziative che abbiamo interrotto, ne parleremo poi in una delle prossime riunioni del Consiglio direttivo, era quello anche di far conoscere alcuni negozi importanti, importanti per la qualità e per le caratteristiche, insomma, Chiaro. il loro servizio. Questa è una cosa che Chiaro. potremmo fare estendendolo a Sicuramente. negozi di tutta Italia. Faremo delle micro interviste, delle mini interviste che poi faremo girare. Bello. Infatti è una cosa molto utile, secondo me, premiare anche quelle realtà commerciali che magari fanno uno sforzo in più per dare la qualità a noi clienti e che quindi, cioè, possano essere punti di riferimento per avere comunque un interlocutore commerciale serio e competente. Quindi, chiaramente, ovviamente, anche qua mi ripeto nelle note, come per tutti i caraci, spesso nei negozi ci imbattiamo esemplari giovani e subadulti tenuti in condizioni di allevamento non ottimali, che ne inibiscono la colorazione, facendo passare inosservati agli acquariofili non appassionati questi graziosi picciolini. Anche questi, anche Preno Brama. Diciamo che hanno questa pecca i caraci, che dove non si trovino a proprio agio i colori li spengono. È come un po' un interruttore di benessere il colore. Vabbè, Erboche e Pinguino conosciamo, anche loro a volte, se non in condizioni ottimali, a parte la colorazione che non è che cambia tanto, ma possono diventare aggressivi. Diventano abbastanza grandini, 6 centimetri non è poco. Anche loro senza grossi problemi per quanto riguarda la temperatura. Riproduzione fanno tantissime uova, anche loro. Poi gli Amanda, bellissimi. Li ho avuti per un po' di tempo e sono veramente favolosi questi pesciolini. Io trovo che stiano meglio in acquari con acqua leggermente ambrata, secondo me. Sono veramente piccoli, non sono difficili da riprodurre, seguono la prassi dei neon, a parte la temperatura che deve essere relativamente alta, come vedete qua, alta, oddio, normale, perché parlando di neon, la temperatura per il neon è relativamente bassa, come sui 25 gradi, i piccoli vanno nutriti con gli infusori. È frequente in vasche, come dicevo prima, in vasche monospecifiche, fittamente piantumate, la comparsa di menotti che si accrescono senza problemi assieme agli adulti. Specie per gli intenditori, perché ha poco spazio. Allora, gli Amanda, in una vaschetta fatta bene, potrebbe essere sufficiente per ospitare un gruppo anche una ventina di litri, 20-30 litri, quindi acquari molto molto piccoli. Loro si trovano comunque a proprio agio, a patto di avere comunque una folta vegetazione, amano la vegetazione, sono relativamente statici, non sono dei grandi nuotatori, in questo rispecchiano un po' il paracheirodon, e quindi
amano rimanere a ridosso della vegetazione sommersa, perché casomai che Andrea va lì col retino per prenderli, almeno scappano e non riesce più a pigliarli. Giusto, Andrea? È già quello che vorremmo fare, faremo tra poco. Esatto. Vabbè. Dunque, con gli amandi finiamo i sudamericani. Ho messo un unico rappresentante, che è il Phenacogon rame interruptus, questa qua. Questo dovrebbe essere un maschio giovane, chiaramente in commercio sui giovani, e chiaramente se abbiamo degli animali di questo tipo, difficilmente attirano l'attenzione delle persone. Noi sappiamo benissimo i Phenacogrammus cosa diventano da adulti, sono degli spettacoli della natura, sono qualcosa di meraviglioso. In commercio molto spesso ci troviamo questi, anche perché non crescono velocemente, quindi il loro prezzo lievita, può lievitare nella lunghezza. E quindi il consiglio è: un gruppetto di almeno una decina di esemplari, vasche non più piccole di 150 litri, secondo me, perché diventano molto grandi. Sono pesci molto tranquilli, a volte amano rosicchiare la cima delle piante, per cui diciamo che se amate le piante esigenti a foglie estremamente fini, forse con loro magari non è una buona idea. Però sono veramente bellissime. Guardate che qua dico, vasche ampie da 120 litri in su, con acqua scura preferibilmente, tenera e acida. Se levate in acqua carina e dura, sebbene non mostri segnali di indisposizione, la colorazione ne risentirà. Io ho provato a tenerli anche in acquari con acqua di rubinetto, tra virgolette, e in effetti ho notato che la loro colorazione, seppur non dà segni di malessere, cioè non sta male il pesce, ha pinne perfette, nuota, mangia e vive anche a lungo, il colore è diverso. Quindi anche per questo pesce è meglio, magari senza arrivare al black water, però un filtraggio o con l'aggiunta di varie pignette di ontano, acatappa o fogli di quercia, su qualcosa che scurisca l'acqua, e sicuramente può dare meglio nella sua colorazione. Qua è descritta la riproduzione, e qua c'è la nota dove dice appunto: la maggior parte dei pesci in commercio proviene da allevamenti asiatici, raramente si trovano esemplari adulti, dato anche gli alti costi. Spesso invece si trovano animali molto giovani, dai colori grigiastri insignificanti, che ben difficilmente attraggono gli sguardi di non appassionati. Ecco perché anche il Phenacogrammus non è tra i pesci conosciuti. E con questo noi abbiamo finito il discorso della descrizione specie per specie. Sono circa 40 specie. Qua parliamo dell'alimentazione, i principi generali. I pesci vanno alimentati almeno 2 volte al giorno, sempre. Se poi andiamo via la settimana per le vacanze, vabbè, chi se ne frega, ha mangiato bene un anno, per 51 settimane ha mangiato bene, per 52 settimane faranno un po' di dieta. Non succede niente. Ma il giorno di digiuno, perché glielo diciamo noi, non è una cosa bella, anche perché non sono dei carnivori specializzati, tipo i lucci, tipo, non so, i black bass, tipo i persici, piuttosto che altri predatori sudamericani, i peacock bass e altri pesci prettamente carnivori. Cioè il carnivoro è quello che magari mangia un giorno e sta 3 giorni senza mangiare o 4 giorni senza mangiare. I pesci onnivori, come la maggior parte dei pesci d'acquario, mangiano dalla mattina alla sera quando ne hanno la possibilità. Certo, un fiume in piena, magari al corso che è pieno di sedimento, non vedono. Ma anche no, perché loro ci vedono lo stesso, non so come fanno. Comunque, qualora anche ci fossero delle condizioni meteorologiche avverse, durano una settimana che il fiume è sempre costantemente sporco, pieno, gonfio, con correnti impetuose, eccetera, eccetera. Magari quando è alto, stanno ai lati della corrente, si accontentano di quello che arriva, ma quando dopo una settimana, 10 giorni, torna normale, ritornano utilissimi dalla mattina alla sera, tutti i giorni. Ovviamente, alle nostre latitudini, in inverno l'appetito calerà, ok? Perché chiaramente in inverno molti pesci fanno una sorta di semiletargo, soprattutto alle nostre latitudini. Anche se invece, per esempio, i cavedani si pescano lo stesso in inverno, quindi mangiano anche in inverno. Detto ciò, l'alimentazione è la base per il benessere dei nostri pesci. Dopo di quello arriva il cambio dell'acqua, che l'acqua è importante, perché quando si cambia l'acqua si tolgono tutta una serie di microrganismi che possono essere potenzialmente patogeni. Quindi io su questo batto sempre molto forte, perché alimentazione adeguata e cambio d'acqua sono gli elementi base per avere sempre pesci in salute. Dico solo che ai miei animaletti do circa 9 mangimi diversi tutti i giorni. Ok?
Quindi andiamo avanti a vedere un po'. Qui faccio una piccola descrizione di varie tipologie di cibo, i fiocchi, le pastiglie, il granulare, i cibi liofilizzati, ci sono Stronomus, l'Artemia, Gammarus. Anche questo è molto buono, il cibo liofilizzato è molto buono, però il mangime surgelato è senza dubbio la cosa migliore. In commercio spesso si trovano i cubetti, questo dovrebbe essere uova d'aragosta, questi di Stronomus e forse questi delle Dafne, non lo so. I Chironomus congelati si presentano come vermettini rossi, sono estremamente nutrienti. Per esempio, un consiglio: quando acquistate i pesci per una decina di giorni, nutriteli solo con i Chironomus surgelati, perché date una bella botta energetica e quindi magari vi aiutate a non prendere litio appena messi nelle vasche nuove. Perché litio non è detto che arrivi proprio sempre dal negozio, magari lo avete voi e non lo sapete. Solo che i vostri pesci non sono stressati, hanno uno spessore di muco sulla pelle che li protegge dai patogeni, ma rimangono magari crescenti nelle branchie, diciamo, il protozoo del litio. Quindi quando arriva un pesce nuovo che stimola poi diciamo, il ritorno alla vita del litio, proprio perché è un pesce che arriva, è stressato, ha problemi, eccetera, è chiaro che poi magari sembra che sia quello del negozio che ci porta litio a noi, ma non è sempre così. Magari una volta può essere così, ma non è sempre così. Anche perché litio tendenzialmente va a prendere quei pesci che hanno uno strato di muco assottigliato e gli enzimi che vengono messi per ricostruire il muco sono quelle cose che attirano la cellula del litio, che è quella che nuota liberamente, ad attaccare il pesce. Perché in quel modo lì sa già praticamente che non avendo un grosso ostacolo come il muco a impedirgli l'accesso alla cute, dove si nutre di liquidi organici, è più facile per lui sopravvivere. Tanti anni fa, forse l'ho già ripetuto, ma non mi stancherò mai, assistetti a una conferenza del dottor Mosconi, che era ittiopatologo dell'Euroacquarium di Bologna, e fece vedere una cellula libera di ittio, si chiama Teronte, adesso non mi ricordo sinceramente, o comunque un nome simile, che rimase intrappolata nel muco protettivo di un pesce e lì morì, perché se nell'arco di 24 ore, a volte 48 se le temperature sono più fredde, non trova un ospite, non riesce a mangiare, la cellula del litio bellamente muore. E così come lei, molti altri parassiti, spesso i protozoi, la maggior parte dei protozoi sono pesci in salute. Quando i vostri pesci prendono Odinium, Ictio, Chelodonella, Costia, tante altre cose, significa che qualcosa va a interferire nella normale protezione che hanno da parte del proprio muco. Quel qualcosa può essere inquinamento, può essere sottoalimentazione, può essere mancanza di cambio d'acqua, può essere un sacco di cose. Comunque sappiate che tutte le malattie protozoarie sopravvengono quando ci sono delle condizioni generali tali per cui il pesce non è difeso dal proprio muco. Quindi, avendo un muco più sottile, gli agenti esterni hanno più facilità di accedere poi alla loro pelle, che è lì dove c'è la ciccia di cui si nutrono, non mangiano il muco, ok? Detto questo, andiamo avanti, perché poi c'era anche il capitolo sulle malattie. Chiaramente poi lascio approfondire veterinari, non è mia competenza quella, però giusto una panoramica. Maurizio, Parliamo di no, varie. non diciamo proprio tutto perché altrimenti poi non compriamo. Vero? Dico, ma che brutto sto libro, non lo compro. Parliamo del mangime vivo. Vabbè, ma tanto, cioè, voglio dire, non ho niente da nascondere, quindi non No, ma è. era una battuta, era per appunto per. Chiaramente, esatto. Invece andiamo dentro, ad addentrare, qui ci addentriamo invece alla riproduzione. Io ho preso un po' i neo come modalità, perché comunque è simile in tutti i caracidi. Chiaramente poi i piccoli possono essere differenti, come abbiamo detto prima, ci sono neonati un po' più grandi e neonati un po' più piccoli che vanno trattati in modo diverso. Questa è una coppia di neo, sopra la femmina, sotto il maschio. Qui parla dei vari valori, di temperature, eccetera, eccetera. Questi sono sempre due neon. E questi invece sono due cardinali, maschio, femmina. La femmina ha sempre il ventre un po' più tondeggiante, il maschio ce l'ha invece più dritto. Generalmente la femmina di cardinali può arrivare a raggiungere e superare i 5 centimetri. Il maschio difficilmente rimane, quando va bene, sui 4. Okay. Questi sono due neon. In fase di deposizione, il momento esatto in cui esplodono le uova. Qua nei cerchiolini gialli, forse non si vede bene,
Ma si vedono le uova espulse. Sono queste robine qua, con la crocina ci sto andando sopra. Se guardate, queste robine trasparenti sono le uova di Neon. Quindi, occhio e croce, hanno un diametro che è inferiore a un millimetro. Quindi sono veramente molto molto piccole. Non vi dico quando nascono quanto sono grandi, perché raggiungono forse 2 mm appena nati. Qua chiaramente c'è il video di YouTube. Che fa vedere invece la cultura dei paramecci. Qui invece parla dello schiuditoio. Ecco, Artemia, giustamente. Fa vedere lo schiuditoio d'Artemia, quello normale, quello casalingo, senza andare a vedere i metodi particolari. Io ho fatto un video ultimamente dove faccio vedere un altro tipo di schiuditoio estremamente semplice, con una vaschetta che consente una maggiore areazione, quindi un maggiore tasso di schiusa. Comunque potete trovare i link qua nelle pagine del libro. Quindi un po' di tutto per quanto riguarda le prime fasi di crescita dei piccoli caracidi, lo svezzamento, che non è una roba difficile, si tratta di prenderli per la gola. Il crescimento è sempre molto molto rapido, soprattutto se trattati bene. Qua andiamo a vedere un pochino di avanottini. Questi sono dei cardinali, a 4 giorni di vita sono 1, 2, 3, 4 mm di lunghezza, circa un po' meno, 3,5 forse, considerando la codina. E i neon diciamo che sono mezzo millimetro più corti, perché sono così. E quindi hanno, siccome la testina, che è un po' più piccola, quando vedono un naupio si spaventano. Sono scene che ho potuto assistere, molto molto comiche, veramente. Questo è un cardinale, diciamo da un mese e poco più. Loro iniziano a tirar fuori la banda iridescente blu quando hanno circa 25-30 giorni di vita, grosso modo. A questo punto, quando iniziano a tirare fuori la colorazione, possiamo iniziare a fare a svezzarli, prendendoli per la gola. Qui c'è scritto tutto il metodo per svezzarli. Mai prima, perché se facciamo una cosa del genere prima si indeboliscono e ve li mangiano le tricodine, perché c'è poco da fare. Se si indeboliscono questi picciolini qua, che sono neanche 1 cm, se questo sarà 1 cm circa, di piccoli, i protozoi, quelle robe lì, ve li mangiano in pochissimo tempo. E qui le varie schede di sintesi, eccetera, eccetera. Capitolo 7. Sani come un pesce, non è sempre così. Criteri di scelta per un corretto acquisto. Qui vi dice le penne devono essere in un modo, deve essere il ventre in un altro, non ci devono essere difetti, non ci devono essere zone biancastre, eccetera, eccetera. Poi, adagio adagio, qui spiego come prevenire è meglio che curare, chiaramente, dell'acqua. L'alimentazione variata e abbondante. Vabbè, l'importanza della quarantena, qui spiego come si fa la quarantena e perché va fatta, quindi per evitare di inserire dei patogeni in vasca, che se molto, molto spesso, mi è successo un paio di anni fa, pur avendo pesci potenzialmente sani, noi inseriamo cose che non si vedono da fuori e che emergono dopo diverse settimane o addirittura mesi, come per esempio gli elminti intestinali. Non ce ne accorgiamo perché i nostri pesci mangiano, mangiano, anzi, a un certo punto smettono di mangiare, iniziano a dimagrire e a volte emettono delle feci fatte a pallottolina bianca. Quindi non i filamenti classici dei flagellati, dei ciclidi, ma delle specie di pallottoline bianche. Quello è il segnale che deve darci, deve metterci in guardia, perché forse i nostri pesci sono stati parassitati dai elminti intestinali. Ci sono vari rimedi, tutti ottimi, e che ci liberano, che liberano i nostri animali da questi fastidiosi parassiti. Sono brutti questi, perché sono interni. Cioè, una patologia esterna, noi la vediamo subito, una patologia interna è difficilissima da interpretare, a meno che si faccia un esame istologico, e quindi ammazzando i pesci. È difficile, quindi teniamo sempre sott'occhio i vari processi biologici dei nostri animali, da come mangiano a come all'opposto, quindi a come fa la cacca. Sono sempre segnali che ci devono dare i giusti input per farci le domande e magari per ricevere risposte, chiedendo anche agli esperti del CIR, giustamente. Qua faccio dei brevi cenni sulle principali patologie.
spiego che cos'è un farmaco, che è sempre meglio evitare, perché comunque ha una sua tossicità. Io cerco sempre di evitare di utilizzare i farmaci, cerco sempre di prevenire quali rimedi se scegliere. Qui parlo questi medico-chirurgici, farmaci ad uso veterinario, farmaci ad uso umano, addirittura si possono usare con i pesci, però qui bisogna sempre chiedere prima al nostro veterinario di fiducia, ok? Quindi non azzardiamoci a fare cose strane senza chiedere prima a veterinari specializzati. Proprio non ce ne sono molti, ma qualcuno c'è. Qui si parla di come vengono utilizzati i rimedi per via parenterale, la siringa, per esempio le carpe coe possono essere tranquillamente curate con delle iniezioni. Lo fanno anche sui branzini, sui pesci comunque d'allevamento. Chiaramente noi sul neo fare un'iniezione un po' pericoloso, quindi evitiamo di orare nel cibo, o via ambientale, cioè inserendo il nostro rimedio in acqua, viene assorbito tramite le branchie e la cute. Poi parliamo delle malattie più comuni di tetra, quindi parliamo di ascite, le malattie virali. Parlo purtroppo anche del Covid, vabbè, visto che l'ho avuto recentemente comunque. Ma la malattia virale per eccellenza, per esempio, che ritroviamo nei pesci d'acquario, soprattutto la linfocisti, quella più comune, è una cosa che praticamente ci fa capire che il nostro pesce non sta assolutamente bene. Attacca gli animali che hanno il sistema immunitario compromesso. Un pesce in salute non la prende questa roba qua, non è infettiva. Se iniziate a vedere che i vostri pesci prendono questa roba qui, è perché c'è tanta roba nel vostro acquario che non va. Parla della terapia, eccetera, eccetera. Poi le varie malattie batteriche, si parla di pseudomonas, aromonas, le varie terapie, di che cosa possono essere dovute. La malattia colonnare, che è bruttissima, è una malattia che se becca i nostri caracidi, veramente delle stragi in mani, veramente delle stragi in mani. Io ho visto delle cose veramente pazzesche, ho visto morire in una serra dove ho lavorato tanti anni fa, 1000 neon in 24 ore. E non è una roba piacevole. Avevo sbagliato, purtroppo mi era stato consigliato un rimedio che purtroppo non ha fatto il suo effetto. Si possono bloccare chiaramente con le giuste indicazioni. Anche qua, poi vabbè, parlo delle malattie micotiche, anche queste sono sempre dovute ad acqua che non è igienicamente gestita in modo corretto, dei sintomi, la terapia. I caracidi possono anche essere inseriti nel sale a concentrazioni estremamente basse, ok? Quindi pochi grammi. O fare anche, mi sembra, un bagnetto con concentrazioni più alte, ma per non più di 1-2 minuti. Qui parla intanto dei vermi della pelle. No, scusate, dei vermi delle branchie di Dattylogyrus, poi chiaramente anche i vermi della pelle, che sono relativamente, i vermi della pelle sono più facilmente debellabili perché sono ermafroditi senza, cioè praticamente loro sono ermafroditi, vuol dire che nel corpo di ogni verme c'è un verme figlio, quindi se noi facciamo fuori i genitori noi uccidiamo anche i figli, mentre purtroppo nella dattilogirosi questo non è possibile perché mettono uova che schiudono nell'arco di una settimana, 10 giorni, quindi il ciclo di quello che noi utilizziamo come rimedio per toglierli deve essere ripetuto. Se per il girodattilus questa cosa può essere fatta una sola volta e ci liberiamo totalmente del parassita. Spesso i lebbisti hanno questi problemi, sui caracidi è più difficile, ma io lo dico a titolo di cronaca, nei dattilogirus, cioè i vermi delle branchie, questi trattamenti devono essere ripetuti a distanza di 10-15 giorni per 3-4 volte. Solo in questo modo siamo sicuri di riuscire a eliminare anche quelli che poi nascono dalle uova, su cui i vari rimedi hanno effetto nullo, quindi ammazzano solo l'animale quando esce dall'uovo e non quando è incapsulato, non quando è dentro l'uovo. Sintomi, eccetera, eccetera. Ecco, parlavo delle elmintasi. Qui è difficile riuscire a beccarle. Una delle elmintasi più comuni sono i vermi della testa fresa, che vediamo uscire dall'orifizio anale
dei pesci che non vanno mai assolutamente estratti, perché rischiamo di danneggiare irrimediabilmente l'intestinale dei nostri pesci, ma vanno utilizzati, ci sono diversi rimedi che vanno utilizzati, chiedete pure ai vostri veterinari di fiducia, di ittiopatologi, che cosa vi consiglio per mai dovesse essere che i vostri pesci abbiano questi problemi. Sui caracci non li ho visti spesso, devo essere sincero. Ecco, si parla appunto di Camalanus, malattia dei vermi con la testa fresa, questi qui. Sintomi, eccetera, eccetera, anche qua. Con l'inflazione dei crostacei, l'ernia sono quelle freccine che vedete conficcate ogni tanto sui pesci. Su alcune volte sui caracci io l'ho vista e come al solito è una bella rottura di scatole, anche perché con loro non puoi usare il sale a 8-10 grammi litro, perché se utilizziamo il sale a 8-10 grammi litro l'ernia muoiono. Purtroppo bisogna usare altri rimedi, o si estraggono con la pinzetta molto delicatamente una a una, o se no ci sono altri rimedi, degli antiparassitari, e sicuramente se ci informiamo presso un ittiologo o un ittiopatologo o comunque un veterinario, sicuramente ci sapranno dare il rimedio più idoneo per eliminare questi crostacei. Poi c'è l'Argulus. L'Argulus è ancora più facile, perché basterebbe un bagno in acqua e sale per 1 o 2 minuti in acqua marina, quindi 30 grammi litro, ho sbagliato. Per farlo praticamente morire. Sono animali che non sopportano il sale. Anche qua, se abbiamo, ad esempio, su molti ciprini si può fare questo lavoro, perché hanno una tollerabilità al sale maggiore rispetto ai caracidi, arriva a 6-8 grammi litro di sale, e quindi gli Argus poi adagio adagio scompaiono da soli. Comunque sono anche relativamente semplici da eliminare, basta una pinzetta. Ok? Qua arriviamo alle malattie protozoarie, quelle di cui ho parlato prima, quindi sono malattie che prendono soprattutto pesci indeboliti. Quindi la malattia dei puntini bianchi, l'ittiosteriasi, quindi parliamo ampiamente del litto, ok. Le varie terapie, c'è l'odinium, un'altra malattia protozoaria, abbastanza tosta da debellare. E anche qua poi ci sono tutte le varie proposte di terapia, eccetera, e in genere veramente c'è un buon farmaco della sera, non voglio fare pubblicità, però giustamente bisogna dire le cose che funzionano, che è il Protazol, che su questi parassiti ottimi risultati, cioè, per tutti i parassiti protozoari, attenzione, non per qualunque cosa, per le malattie protozoari. La Plestofora, che colpisce soprattutto i neon, che è una cosa diversa, cioè qui molti fanno differenza tra la Plestofora e il Columnaris. Allora, io ho cercato anche un po' in bibliografia, eccetera, però da quello che mi sembra aver capito, ma lo dico col beneficio inventario, la malattia che fa morire 10 neon all'ora non è la Plestofora, sono i Columnaris, che con una fascia bianca laterale creano poi delle ulcere, penetrano dentro al pesce e poverino, lo uccidono. La Plestofora invece è molto più subdola, perché è più lenta come decorso e va a incistarsi nella muscolatura dei pesci. Per cui noi vedremo il nostro pesce con una parte di colorazione blu, per esempio nei neon, che diventa bianca. Allora lì dobbiamo chiederci se potrebbe essere questa malattia, però lì è solo l'esame microscopico che può darci la giusta interpretazione. Però diciamo che in linea di massima, quando hanno una fascia bianca e muoiono velocissimo, sono batteri, quindi un antibatterico o un prodotto simile o un antibiotico dettato dal vostro veterinario sicuramente vi aiuta a fermare e ad arrestare la malattia. Difficilmente riesce a guarire, infatti in certi casi conviene isolare tutti i pesci colpiti e curare in situazioni diverse, perché il pesce colpito dai columnari difficilmente riesce a guarire, ma se noi curiamo quelli sani, difficilmente poi si ammalano. Queste sono queste due grosse macro categorie quando incontriamo queste malattie veramente che sono devastanti in determinate situazioni. Difficile ci siano negli acquari, ci sono soprattutto nei negozi o magari nei centri di importazione. Mentre invece la Plestofora è molto più lenta, molto più subdola e attacca la muscolatura del pesce. Quindi il pesce lo vedremo notare un po' scoordinato e con un pezzettino di muscolatura totalmente bianca. Ma non è,
cioè, non è per esempio, non ha ulcere cutanee quando la cristofora, perché è interna. Invece la columnaris è esterna, quindi facilmente forma anche ulcere cutanee. Maurizio, io quando le ho avute in vasca queste malattie, ho avuto la sensazione che i pesci come perdessero un po' l'assetto, si ruotassero anche un po'. Sì, allora, io non so che tipo di malattia hai avuto, però facilmente dalle cose che hai detto potrebbe essere stata quella, perché la columnaris ne ammazza in 24 ore. La cristofora no, è una roba più lenta. Magari te ne fa fuori una settimana, in 15 giorni. Cioè, adagio adagio, tu vedi che il pesce si scordina sempre di più, si scordina sempre di più, si imbianca sempre di più e poi schiatta. I columnaris sono rapidissimi, hanno un tasso di proliferazione che è pauroso, impressionante. Quindi, cioè, in 24 ore ha messo morti mille neon per i columnaris. Cioè, è una roba impressionante. Ok, quindi questo per citare due malattie che possono dare sintomi simili, ma che in effetti sono diverse. Però la columnaris noi possiamo curare i pesci non colpiti, cioè preservare i pesci non colpiti, difficilmente curare quelli colpiti, soprattutto se sono molto avanti in questa cosa. La cristofora invece, non ci sono, cioè, ci sono voci contrastanti sul fatto che si possa curare, però è più difficile. La cosa che si può fare con la cristofora è isolare subito il pesce colpito, sperando che non abbia messo in circolazione le spore di questo parassita. Quindi quando vediamo pesci leggermente bianchi che notano un po' strani, isolare immediatamente perché queste sono infettive, sono malattie infettive. Non è come la linfocisti, becca solo chi è immunodepresso. Questi beccano tutti. Vedo che tu hai citato in bibliografia, visto che siamo praticamente alla fine del libro, perché l'ultimo capitolo sono le conclusioni e con le Sì. dediche, in particolare a Tommaso Mollè, volevo ricordare questa tua dedica. Esatto. In bibliografia tu citi tra l'altro uno dei miti degli acquariofili, quantomeno non più giovani come me. Ed è il libro di Dieter Untergasser, Malattie dei pesci Assolutamente. d'acquario, che è Beh, è ancora oggi stata. una validissima guida per poter indirizzare l'acquariofilo a una diagnosi, diciamo, quantomeno approssimativa. Poi sappiamo che il rivolgersi a professionisti del settore, come tu hai citato più volte, i veterinari, diventa fondamentale, però già Assolutamente, per imperativo, orientarsi imperativo. può essere utile. Certo. Beh, Untergasser è stata un po' la Bibbia di tutti noi che abbiamo cercato di salvare il salvabile nelle nostre situazioni, perché purtroppo gli etiopatologi e i veterinari specializzati in pesce no, non erano così comuni una volta, quindi dovevamo fare un po' noi, i piccoli stregoni. Oggi Soprattutto erano fortunatamente. indirizzati verso altre realtà di allevamenti commerciali a fini Esatto, alimentari, soprattutto. esatto. Sì, no, infatti, grazie per le precisazioni, Andrea, che sono utilissime da questo punto di vista. Oggi, fortunatamente, magari sono un po' più comuni anche i etiopatologi o veterinari che siano specializzati in pesci. Qui è sempre meglio avere un consulto con loro per utilizzare determinati principi. Fatto sta comunque che il libro di Dieter Untergasse ancora oggi è molto attuale, che può aiutare a risolvere diverse questioni. Ricordo anche, visto che stiamo parlando di malattie, dottor Bassler, che anche lui ha scritto un ottimo libro sulle malattie, e anche una linea di Mangini, vabbè, non facciamo pubblicità, però quando ce vo', proprio, tra l'altro credo che il suo libro, del dottor Bassler, sia più attuale rispetto a Untergasse, sebbene rimanga una pietra miliare della bibliografia di ogni appassionato che si ritenga tale. Detto questo, io arrivo appunto alle conclusioni e ai ringraziamenti. Io questo libro lo dedico col cuore a questa persona che per me è stato un secondo papà e che ritengo essere il più grande e più esperto allevatore di pesci tropicali che abbia mai conosciuto in tutta la mia vita, anche fra quelli internazionali. Quindi veramente una persona che secondo me manca tanto, purtroppo non c'è più, chiaramente come avrete capito, però l'ho voluto dedicare a lui perché è veramente stato
una grandissima persona, un punto di riferimento per tanti di noi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Non era una persona che amava la ribalta, non era una persona che amava le luci, non aveva bisogno perché chi sa di essere non ha bisogno di apparire. Quindi questo. L'ho dedicato a lui proprio perché lui faceva tutti i pesci che normalmente vediamo in commercio, faceva veramente. Ma poi la cosa incredibile sua è che, cioè, aveva un rapporto densità ittica a metro quadro che era spaventosa, quindi cioè, in 10 litri tirava su, non so, 50, so, 50 gimnoc 100 gimnocorimbus, robe impressionanti. Quindi cioè, in 60 metri di negozio faceva 60.000 pesci all'anno, cioè ragazzi, 60.000 pesci. Quindi veramente tanti, tanti, tanti. E quindi io ho voluto dedicargliela perché credo che sia doveroso ricordare sempre. Ci ha insegnato che è arrivato prima di noi perché non vorrei fare il solito vecchio saggio, eccetera, ma senza storia non c'è futuro. Per cui anche tanti giovani che arrivano e pensano di sapere tutto, ricordatevi che se oggi sapete qualcosa è perché ci siamo stati io, Andrea Guerra, Paolone e tanti altri, e prima di noi ci sono stati Gian Piero Cannata e Tommaso Molè. Quindi non dimentichiamoci da dove arriviamo, no Andrea? Dico sempre questo, che credo sia sacrosanto. E poi chiaramente ringraziamenti a qualcuno, l'amico Andrea Varisco che mi ha aiutato tantissimo ai tempi per fare le foto, per fare diapositive, mi è stato davvero stato vicino. Un po' che non ci sentiamo, però sicuramente avrà modo di ascoltarmi tramite il CIR. Andrea Meazza, l'amico storico Andrea Meazza, come un fratello. E quindi anche lui mi ha dato ottime indicazioni su come scrivere ai tempi questo libro. No, no, qui andiamo oltre, dai. Allora, io direi di Presidente Alessandro ringraziare te. Valenti, perché anche lui, ampia conoscenza del mondo degli acquari, mi ha sempre dato utili integrazioni a quello che potevano essere le mie conoscenze. E poi il dottor Milefanti che mi ha spinto a scrivere questo. Basta, ho finito, Andrea. Beh, grazie, grazie mille Maurizio. Allora, invito i soci a manifestarsi. E interrompiamo adesso la condivisione. Eccolo qui. Ragazzi, se vi volete fare vedere, così se volete fare qualche domanda a Maurizio. Sì, volevo chiedere a Maurizio, ciao Maurizio, sono Ciao. Roberto, ciao. Ciao a me. Non ti sei occupato nel tuo trattato dei Nannostomus? Vabbè, chiaramente non potevi occuparti di tutti quanti i pesci. L'hai mai riprodotti? Ci hai avuto a che fare con loro? Allora, a che fare sì, certamente, però non li ho mai riprodotti. È una lacuna che ho. Quindi, siccome io tendenzialmente, chiaramente, non amo parlare di cose che conosco poco, non mi sono addentrato nella descrizione. Cioè, tenete presente che di queste 40 specie almeno una ventina le ho riprodotte, per cui sono arrivato a una conoscenza biologica relativamente approfondita. I Nannostomus li ho tenuti solo a livello di piacere, a livello di acquari d'esposizione o a livello di negozio, quindi la mia conoscenza su di loro è rimasta relativamente scarsa, sebbene, ovviamente, come tutti sappiamo, siano molto simili sia diciamo come comportamento, come modalità di o come biologia ai caracini. Quindi, cioè, ripeto, non li ho trattati proprio perché non avrei avuto le dovute competenze per farlo. Cioè, se tu mi dici quante uova fa un neon, io te lo dico. Se tu mi dici quante uova fa un Anostomus marginatus, non te lo so dire. O quanto è grande quando nasce. Presumo che sia grande tipo un neon, a giudicare da quello che ho visto in giro, dalla bibliografia e dal tipo di pesce, piuttosto che altri tipi di Anostomus. Sono pesci molto carini. Ma sinceramente non mi hanno mai affascinato più di tanto. Non ti so dire perché, ma forse perché non si può fare tutto, semplicemente. Bisogna anche riconoscerlo. Cioè, io i Nannostomus sono belli. C'è un ragazzo anche che ne ha fatti recentemente, Marginatus, molto bravo, che si chiama Matteo, mi pare.
e è riuscito a fare una buona nidiata di Nannostomus marginatus. Chiaramente la prassi è la stessa di caracini, quindi retina, riproduttori, muschietto come substrato per deposizione, poi quando nascono sono piccolini, devono essere nutriti con creature, con comunque microorganismi, eccetera, però io non l'ho fatto, quindi non ne potrei parlare, capisci? Cioè non sono... è nel mio modus operandi, insomma, se dico qualcosa perché lo faccio, giusto o sbagliato che sia, quindi quello. La mia era soltanto una curiosità e non c'era nulla di... No, ma ci mancherebbe, ma io non ho assolutamente... Cioè l'ho presa come una curiosità, quindi non era di dire perché e per come, però sono io che mi piace essere cristallino con le persone, e anche per far capire che giustamente non è che posso fare e sapere tutto, ovvio, no? Come tutti noi, quindi c'è una roba che ti piace di più, la approfondisci, e c'è quella roba che magari non ti attira così tanto per n mila motivi. Io, ad esempio, adesso c'è la scimmia Deinotropis, che vi devo dire? È così. Vabbè, vorrà dire che nella dedica che mi farai ci scriverai che non hai mai riprodotto facciamo così. Non hanno stomaco, perfetto. Grazie. Prego, figurati. Senti, ci fai conoscere a chi ancora non l'ha acquistato quanto costa questo libro? Allora, questo libro su Amazon ha due versioni, con un prezzo base cartaceo copertina costa 25,90, però ultimamente Amazon l'ha messo fuori fra i 16 e 18 euro, e invece è su Kindle, la versione online è 19,90. Sto facendo un'ultima revisione, per cui andrà in ristampa presso dalla prossima settimana, perché adesso praticamente hanno esaurito le copie e devono rifare tutto il loro lavoro. Quindi, e poi ho messo alcune piccole correzioni che dovevo fare, per cui è un attimo, credo che sia un attimo bloccato adesso l'acquisto. Però la settimana prossima ritorna fruibile, assolutamente. Qualcun altro ha delle domande per Maurizio? Se nessuna domanda ne ho una io. Vai Fabio. Prima ho visto, mi sono collegato tardi perché avevo problemi di connessione, ho visto gli Ipsobricon flammeus tra, diciamo, i pesciolini che hai riprodotto, e volevo chiederti, ma la riproduzione di questi pesci, diciamo, è stata difficoltosa? Perché io mi ricordo, forse 20 anni fa li avevo, e spontaneamente una vasca da 200 litri con molte piante hanno fatto tutto da soli, quindi non ho seguito niente, ho solo provato. Ma avevi Corydoras, avevi altri predatori anche? No. In modo specifico? Avevo solamente loro. No, ma è stato un periodo di qualche mese, perché poi, sai, a 20 anni certo. Metti 40 pesci e poi ne compri altri 100 perché la vasca... Ok, va bene. Quindi loro in quel periodo hanno fatto tutto da soli, io non ho seguito nulla. No, guarda, ma niente di più facile. Io adesso non so che tipo di acqua avevi, ma forse magari... un metaosmosi metà rubinetto, tutto a rubinetto, non lo so. No, era rubinetto con torba. Con torba, ok. Quindi comunque è abbassato in ogni caso. Ok. Allora, sui caracidi, in effetti, in modo specifico, immagino tu abbia avuto anche una vasca relativamente piantumata, o comunque con... Sì, molto. Bravo, ok. È relativamente facile trovarsi delle riproduzioni spontanee, perché, come ti ho detto, i piccoli caracidi, quando sono piccoli, sono grigi, e non si muovono. Poi soprattutto magari se una vasca è matura, quindi ha comunque una microfauna, facilmente qualcuno sopravvive. Tieni presente però che io non so quanti che stock di riproduttori avevi, quanti erano gli adulti che avevi detto? Ma gli adulti erano una ventina più o meno. Una ventina. Di cui, diciamo, più o meno metà femmine, grosso modo, insomma. Qualcuna ci sarà stata. Ok. Fai conto che una femmina di Flammeus fa almeno un paio di centinaia di uova. Ah, sì. E se tutto va bene lo fanno più o meno da una o due volte al mese, se non hai sbalzi termici, tipo che d'inverno vai giù e scendi a meno di 20 gradi. No. Io non, sarei stato più o meno sui 24, più temperatura per quei pesciolini, no? Ok. Quindi, tu quanti avanotti
quanti Guarda, giorni? Io ne ho trovati tipo 10, 12 saranno 12. Stati. Ok, meno. È una cosa bellissima, ma tu conta che avevi 10 femmine che una volta al mese facevano 200 uova. Vuol dire che su 2000 uova al mese ti si sono salvati 10 piccolini. Ma va bene, ma siamo contenti, ok? No, perché è un pesce che adesso non si trova più, nel senso che si trova molto poco in negozio. È vero, ma sono... Perché ma come detto, dicevi ma... tu, arrivano che sono grigi e la gente se non vede la foto su tutta, che poi il pesce diventa rosso, non lo conosce... le iridescenze non si vedono. Bravo. Ma poi vedi, cioè, poi non è che basta che lo compri e lo metti nel tuo acquario. Il tuo acquario deve essere fatto bene per loro, perché sennò rimangono, tra virgolette, grigi lo stesso. Sì, cioè, sì. Un frammeus, ma anche un ventosi, se non è una condizione ideale, un acquario per i tetra fatto bene, o un black water anche, perché comunque non è che sta male nel black water, attenzione, cioè i colori non li tirano fuori, rimangono anonimi. Bravo. Okay. E ti dico, i caracci mediamente in generale non sono difficili da riprodurre in monospecifico con le condizioni che hai tu descritto, perché gli amande è facilissimo, c'è una cosa che succede quasi matematicamente se è un monospecifico di amande piantumato che ti sbucano fuori dei pupazzetti, no? È quasi matematico. I serpe sono la stessa cosa, io l'avevo in un Rio 300. Nonostante avessi altri caraci, tra cui degli scalari, avevo una folta vegetazione e lì ogni 15 giorni c'era la pioggia di uova che scendeva tra le piante. Ma avevi Corydoras, Andrea, anche o no? No, avevo scalari e avevo gli alti spinosa. Certo, comunque sono degli ottimi predatori, però se tante piante, ripeto, nelle prime 3 settimane sono grigi e immobili, o quasi, quindi facilmente non vengono visti. Il problema è che quando magari iniziano a prendere la colorazione iniziano ad essere un po' più vivaci e girare in giro, che magari possono essere visti da dei grossi predatori. Certo è che un acquario grande, c'è tanta vegetazione, e poi un pesce che nasce lì non è come un pesce che mettiamo lì. Un pesce che mettiamo lì e che non nasce lì è diverso, cioè un pesce nuovo che mettiamo dentro, uno scalare, lo pinza subito perché è disorientato, ha un nuoto diverso, non c'è un cavolo da fare. Un pesce che nasce dentro, intanto conosce il territorio, perché noi non dobbiamo dimenticare una cosa, che i pesci sono molto più intelligenti di quello che pensiamo, cioè loro ricordano i territori, le zone, sì, eccetera. Sì, le mappano. Che... Bravo, fa una specie di mappatura. Perché all'inizio, come dicevo prima, i neon sono sempre in gruppetto, impauriti. Cioè, io credo che qua tutti abbiamo avuto i neon, giusto? Corretto? Più o meno? Correggetemi se sbaglio. Ecco, quanti di voi hanno visto i neon nuotare sempre in gruppo con le come sardine? Solo le petitelle. Solo le petitelle lo fanno. Paracherodon, come la maggior parte degli altri caraci, d'esclusione degli Asemania, che sono dei casinisti, dei Bolchea, che sono dei nuotatori da Madonna, e vabbè, però generalmente stazionano in determinate situazioni. Cioè, a me è capitato di vedere nei neon 4-5 così, poi gli altri 4-5 da un'altra parte per i fatti loro, questi qua sotto la foglia di Chinodorus, che poi ogni tanto magari si legnavano anche, e poi dall'altra parte dell'acquario gli altri 5 che si facevano esattamente i fatti loro sotto le foglie di Limnofila piuttosto che. Quindi, non è vero. Questo lo fanno quando sono impauriti, lo fanno quando magari sono in natura in determinate situazioni. Se vi ricordate, io feci una domanda a Ivan, gli chiesi proprio questo, e lui mi rispose che i cardinali vedeva andare in giro a 10-20, un po' per i fatti loro, mezzi, e che la notte si raggruppavano. Ma è una cosa che fanno anche le alborelle, facevano, ma non ce ne sono più, facevano anche le alborelle qua da noi. La sera venivano a riva, sti megabanchi, e di giorno invece andavano a largo, magari seguendo anche il movimento del plankton lacustre, queste cose qua. Cioè i pesci non hanno sempre lo stesso comportamento prestampato, varia anche molto dall'ambiente. Cioè mettete 10 neon in un acquario dove non c'è una pianta, probabilmente saranno sempre in branco, probabilmente. Ma non è benessere quello. Benessere è quando si menano. Cioè, vuol dire che sono sicuri. Certo. Non pensano ai predatori. Bravo. Grazie Maurizio.
Maurizio, quale pesce tra questi che tu hai citato consiglieresti a un neofita, a una persona che si è avvicinata da poco all'acquariofilia, e poi tenerla come, in che condizioni? Ossia, Non ho capito la seconda parte della domanda, Andrea, scusami. tenerla in un acquario di comunità, tenerla in un acquario monospecifico, proprio per poter anche un po' iniziare a sperimentare come acquariofili e non essere più Certo. proprio all'inizio. Ma allora, secondo me, il bello del monospecifico, come ha detto giustamente Fabio, che non è raro, è tutt'altro che raro il fatto di trovarsi degli avanotti, dei giovani. E che è anche un po' il brutto del monospecifico perché non hai altri pesci, però puoi sempre riprodurli con le tecniche di riproduzione che spiego nel libro. Quindi non è detto che perché tu hai una comunità non puoi far, di comunità non puoi farti i tuoi pesciolini tetra. Cioè, il bello, loro non necessitano un monospecifico, attenzione, eh? Cioè, non sono pesci che risentono della presenza di altri pesci, perché un classico abbinamento che io faccio, anche perché amano più o meno le stesse condizioni ambientali, sono Tanitis e Neon. Cioè, come temperatura, come cibo, come quant'altro, più o meno hanno le stesse esigenze. Quindi sono due pesci che possono tranquillamente essere allevati insieme. Quindi non è matematico fare in modo specifico. Certo, se vogliamo avere magari una riproduzione spontanea, in modo specifico è quasi un must, magari senza Corydoras, perché poi Corydoras, o magari senza Barbus, perché Corydoras e Barbus, le uova, sono dei mangioni. Però sicuramente devono essere accompagnati ad altri pesci relativamente tranquilli e chiaramente non predatori, e a volte facendo attenzione agli stessi tetra, agli stessi caracidi, perché un maschio di nematobrico è un bel rompipalle, quindi anche perché diventano relativamente grossi, cioè comunque 5-6 centimetri arrivano, cioè se non di più. E sono abbastanza aggressivi. Io ho visto dei maschi di nematobrico essere spennati quasi totalmente da altri maschi di nematobrico. Chiaramente erano in negozio, la vasca era sufficientemente grande e quindi sono stati dei problemi. Ho dovuto dividerli, se no erano botte d'oro. Ecco perché per alcuni pesci è vera la sana regola dei 100 litri, dei 150 litri, eccetera, eccetera. Non è così per i paracheridi o altri pesci che hanno un nuoto statico. Okay? Non che non devono vivere in gruppo, ma che hanno un nuoto statico. Okay? Perché anche i cardinali, quando sono ambientati, non è che stanno tutti insieme. Cioè, il gruppo che sta da una parte, il gruppo che sta là, poi si vanno a rincrociare, ma non fanno le sardine. Cioè, se fanno le sardine, dobbiamo preoccuparci perché c'è qualcosa che non va in acquario. Se fanno le sardine, stanno tutti fitti, fitti, fitti. Poi, come diceva Ivan, ci sono i gruppetti che vanno da una parte, i gruppetti vanno, ma non formano dei mega banchi o robe di questo genere. Ecco perché non hanno bisogno di un grandissimo spazio per stare bene i Paracheirodon e molti altri caracidi. Certo, non le Asimania, che invece sono dei grandissimi nuotatori, non le Bolchea, che sono grandissimi nuotatori. Anche per esempio i Prinobrama filigera sono ottimi nuotatori e metterli a quali piccoli, insomma, non rendono. Ma un neon, io ho i miei neon, c'ho i Simonas, c'ho i neon di là, che adesso vabbè, non vi faccio vedere. Ma se ne stanno dalla mattina alla sera sotto un tappeto di riccia nella parte destra dell'acquario. Sono 20, perché c'ho sia neon che Simonas, sono una ventina in tutto, e stanno lì e mica vanno dalle altre parti. Poi ogni tanto qualcuno si stacca, piglia, va. Poi ne trovo un altro, litigano e tornano alla casa che è sulla destra, perché a destra c'è la casa dei paracheri. Poi tutto il resto, cioè sembra che l'acquario sia, cioè 80 cm d'acquario, stanno in 20 cm tutti sulla destra, lì, e non si muovono, tranne quando io do da mangiare, che allora sono delle fionde, ovviamente, come tutti i caracidi, perché sono voracissimi. Poi non so se avete altre domande, altre curiosità, non lo so. Tutto ok, nessuno ha altre domande? Io ho una brevissima. Maurizio, perché ti sei appassionato ai tetra? Ma perché non ho mai avuto grandi spazi e loro li puoi tenere anche in spazi relativamente ridotti. E Sì, ho immaginato che potesse essere così, esatto. poi perché
forse sai cosa? Perché era un po' una sfida a farli nascere. Perché al contrario dei ciprini, che però mi piacciono anche i ciprini, vedi, quindi cioè, questa è relativamente insignificante come cosa, hanno e rispetto anche ai Colisa, ai Belontidi e agli Anabantidi, questo modo di nutrirsi appena nati è altamente penalizzante chi li alleva e trovo che sia la parte più difficile e più tra virgolette da sfida che mi ha un po' coinvolto, come credo anche, come giustamente ho fatto prima la domanda sui Nanostomus, anche i Nanostomus hanno queste peculiarità, però io avevo i neon, poi i neon sono conosciuti in tutto il mondo, yeah. Quindi invece cioè a me quello che mi faceva impazzire, no, che dicevo ma cacchio, ma qui i neon ce li hanno tutti ma nessuno li conosce. Nessuno li riproduce. Ma a parte quello, ma nessuno li conosce. Cioè, nessuno parla della temperatura, che sta meglio a 20 gradi, a 18. Cioè, quando tu parli di un neon, ti dicono, deve stare in 100 litri con gli scalari. Non c'entrano una mazza gli scalari con i neon. Ma non tanto come temperatura, ma proprio come posti dove vivono. Cioè, ma voi avete visto in natura dove vivono i neon? Vivono in ruscelli di foresta, dove l'acqua è alta mezzo metro. Ma secondo voi lì ci vive uno scalare che mette le pinne dorsali a ventrali tese, arriva quasi a magari una mezzo metro, ma a 30 centimetri. Lo scalare normale, per non dire gli altum, che arrivano sia a mezzo metro d'altezza. Cioè, e quindi quando poi uno vede queste robe, si fa delle domande, approfondisce, capisce, impara e poi è affascinato dai colori. Cioè, i neon io quando ero piccolo a me piacevano perché erano colorati, cioè non è che c'era tanto, da dire. E allora, e poi dopo la sfida cardinali, perché tutti dicevano non si possono riprodurre, non si possono riprodurre, non si possono riprodurre. Ah sì, mo te faccio vedere. Riprodotti cardinali. E perché vedevo, ma semplicemente per il fatto che vedevo che le mie femmine da ciccione, poi il giorno dopo diventavano più magre. E allora io fare, hanno guardato la pubblicità della Vanna Marchi ai tempi, ho preso qualche crema, ho fatto le uova, cioè lì non si scappa. Certo. E quindi questa roba qui. Poi, vabbè, ci sono mille altri pesci bellissimi, cioè i carnegiella, i gastropelecidi, cioè io non li ho mai fatti, li ho avuti, ma non ho mai approfondito la loro conoscenza. Sono pesci affascinanti pure loro, ma ce ne sono centinaia di pesci che... Certo, questi sono i più comuni, però più comuni che nessuno conosce o conoscono poco. Maurizio, Andrea Ridarelli che ci chiede se per chi ha preso il libro cartaceo si potrà avere l'errata corrige. Penso di no, perché insomma penso che ormai sia stato comperato. E lo so, ma si tratta solo di, cioè, tipo letterine piccole, non è che ne ha solo, cioè tipo in una lettera scritto stanno con una N sola. E quindi non, cioè, si tratta proprio di una roba minima, quindi queste stupidatine qua. Va bene. Poi comunque se lo leggi vedrai che c'è qualcosa che magari non è corretto, ma sono piccolezze. E poi si tratta proprio di un paio di errori, quindi non di più. Bene. Se non ci sono altre domande, abbiamo fatto le 22:50, quindi ammazzo. Due ore, sembrava più breve, invece... Ma è un mio difetto quello lì, che tengo sempre. È una passione. Quando uno si mette a parlare di cose che interessano, piacciono, è difficile capire. Guarda, ti dico, sì, anche perché comunque sono cose... Cioè, ti dico, io non le ho... Non è che ho dovuto imparare la lezione, cioè quello che c'è scritto lì te lo dico anche adesso quasi a memoria, quindi non è che ho dovuto prepararmi o cose di questo genere, cioè non ho, è tutta roba mia, dalle foto, cioè tutto quello che ho fatto è lì, quindi questa è una cosa che di cui sono contento, perché il discorso di dire, cioè, l'ho fatto tutto io,
per me è motivo di orgoglio. Poi ci sono mille libri fatti meglio, attenzione, cioè, quindi non è che sto dicendo questo, però tutte quelle foto le ho fatte io, quello che ho scritto l'ho fatto io, la mia esperienza, ho visto morire mille neon, che non è una roba bella, e quindi sono 40 anni di esperienza vissuta sul campo, con le rughette sulle mani, sulle dita. E per chi mette le mani in acqua sa cosa voglio dire. Lo dico per chi magari pensa di essere un esperto e l'altro giorno aveva la boccia dei pesci rossi, e lo dico invece anche per le persone, tutte quelle che come me tutti i giorni ci mettono passione e impegno da tanti anni e che portano avanti in maniera seria questo hobby. E competente, e quindi io sono anche orgoglioso di far parte di un'associazione così. Quindi questo, insomma, è il succo del discorso. Grazie Maurizio, grazie per il tuo contributo. Spero Grazie a che voi. abbia visto questa serata in diretta sulla pagina Facebook del CIR. Colga l'occasione anche per iscriversi. Non ci dimentichiamo che le iscrizioni per il CIR sono sempre Certo. aperte. E quindi venite tra di noi e entrate a far parte di questo gruppo di amanti della natura e del mondo acquatico. Ringrazio una volta di più Maurizio e direi di chiudere la serata. Io saluto tutti coloro che hanno partecipato e ci vediamo il prossimo mese con un'altra serata interessantissima. Ancora non ve la svelo, ma vi insegnerà sicuramente qualcosa, almeno alla maggior parte di noi lo insegnerà. Bene, grazie di tutto e buona serata. Grazie a voi, Grazie. Grazie ciao, ciao, Maurizio. grazie. Terzo Grazie tempo, ciao. Maurizio.